origini inglesi, musetto irresistibile e occhioni dolci, molto affettuoso e sempre pronto a scattare quando c'è qualcosa che svolazza o si muove davanti a lui. Il Cavalier King, Charles Spaniel, è un cane di razza, da compagnia e di piccole dimensioni, con un peso che da adulto si aggira fra i 5 e gli 8 kg. Deve il suo nome al fatto che, nato originariamente per la caccia, questa razza fu poi invece introdotta negli ambienti di corte del re Carlo I. È un cane che sa stare anche 24 ore dentro casa, sul divano, ma è un cane che fa anche lunghissime passeggiate, è un cane che la maggior parte di loro piace nuotare, vanno sulla neve, però la cosa importante per il Cavalier King è la presenza del padrone. Infatti noi sconsigliamo a chi non c'è mai dentro casa, diciamo è un cane che può stare poche ore da solo e lui vive esclusivamente per il padrone e quindi può fare lunghi viaggi in macchina, basta che c'è il padrone, insomma, quindi questa è la sua caratteristica principale. 4 le diverse razze con altrettante colorazioni: la Blename, dal manto bianco perlato e macchie marroni equamente distribuite, la Tricolore, dal pelo bianco e nero con focature marroncine su occhi, orecchie e sotto la coda, la Black and Tan, un nero focato completamente nero con focature marroni, e la Ruby, un monocolore rosso. Il pelo è liscio e lungo, ma non ha bisogno di particolari cure. Va spazzolato tutti i giorni usando spazzole e pettini e in una determinata maniera, cioè partendo, diciamo, dalle punte e poi andando sempre più su per cercare di non creare dei nodi che poi inevitabilmente dobbiamo tagliare o strappare, e non è una pratica corretta, insomma. Comunque è un cane che va lavato al massimo ogni 3 settimane. Va lavato con degli shampoo specifici. Vanno messi dei balsami dopo, vanno fatti agire e vanno risciacquati. Vanno puliti sempre, tutti i giorni, gli occhi. Loro hanno una lacrimazione abbastanza sostenuta e quindi tende, diciamo, a macchiare il muso, specialmente quelli che hanno la mascherina bianca, specialmente i Blename e Tricolor. E quindi quella va pulito tutti i giorni o con dei prodotti apposta o altrimenti anche con una soluzione di acqua borica, vanno puliti e poi piano piano risciacquati e asciugati ben bene. Per quanto riguarda l'alimentazione, è bene dare principalmente crocchette di qualità, ma dosarle, perché è un cane molto vorace che tende a ingrassare. Ci sono poi alcune patologie ereditarie di cui può soffrire questa razza, che riguardano la rotula, gli occhi e il cuore, perciò è importante affidarsi ad allevatori certificati. Facciamo tutti i test genetici, tutte le visite per le esenzioni da questo tipo di malattie e chiaramente quando andiamo ad accoppiare con maschi esterni andiamo a cercare allevamenti che fanno lo stesso tipo di selezione.